Buongiorno. Ciao a tutti. Non siamo spariti, eh? No, diciamo, ci siamo assentati un pochino per esigenze lavorative. Poi però stiamo mettendo in piedi un po' di cose e proprio per questo abbiamo detto facciamo un video a riguardo su quello che stiamo facendo ora, che è l'organizzazione di un viaggio. Ce lo chiedete sempre, no? Come vi organizzate, come scegliete i posti dove andare, e quindi questo video qua vi spiegheremo un po' come noi viviamo questo periodo prima di viaggiare. Questo periodo, sì, diciamo che un po', come si dice, noi volevamo già essere in viaggio di questi tempi, ma non ci è stato possibile. E allora ora è il momento dell'organizzazione. Di mettere in piedi il tutto. Sì, e quindi quando uno mette in piedi qualcosa, un progetto, è breve poi la partenza, no? Diciamo che possiamo dividerlo in quattro passi, no? In quattro step, l'organizzazione. Sì, noi in genere la dividiamo per punti, no? Dopo buttiamo giù proprio con la carta e penna, no? E ai vecchi tempi. E ci sono dei punti che tocchiamo e poi andiamo a sviluppare mano a mano con tutto il tempo che necessita per sviluppare questi punti. Un conto è scegliere la destinazione, poi logicamente durante il viaggio poi ci sono anche tante altre, come si dice, no? Varianti, però possibilità di variare il... Gli imprevisti. Vabbè, ok. Allora, i punti sono questi. Primo punto, possiamo dire che è la ricerca della destinazione, che noi tipo la cerchiamo senza tante, cioè quello che ci ispira. Esempio, come quando siamo andati a Capo Nord, abbiamo deciso andiamo a Capo Nord, e quello lì è il primo passaggio, anche perché sennò partire e andare, boh, cioè un minimo di idea su dove si vorrebbe arrivare bisogna sempre avercela. Sì, no, ma noi per esempio il perché, no? Facciamolo chiaro, destinazione, la decisione fu Capo Nord perché volevamo vedere se noi eravamo in grado, se la macchina era in grado di portarci fino a quel punto, ma perché? Perché volevamo vedere determinate cose, non solo arrivare a destinazione, ma durante il viaggio tutto quello che succede all'interno, diciamo, di un itinerario da percorrere. Volevamo vedere la famosa aurora boreale e abbiamo avuto anche la fortuna di vederla un paio di volte, nonostante il tempo non fosse proprio a nostro favore, ma ci siamo riusciti, ci siamo emozionati. Sì, quello lì fa parte delle varianti, perché noi per esempio non dovevamo stare due giorni in quel posto dove l'abbiamo vista, no. Però quando noi siamo arrivati nevicava, abbiamo guardato il meteo e il giorno dopo dava bel tempo e c'erano tutte le possibilità di vederle, e quindi lì abbiamo deciso allora stiamo un giorno in più. Sì, no, questo fa parte poi del viaggio. Noi diciamo abbiamo la destinazione, ci calcoliamo più o meno il tempo di quanto vogliamo e possiamo stare fuori. In realtà poi non è che abbiamo un itinerario con le tappe da rispettare, ecco, quello noi ce ne guardiamo bene, non fa parte del nostro modo. Partiamo dal punto A per arrivare al punto B, però tutto quello che c'è nel mezzo viene deciso man mano, si può dire. Sì. Poi il secondo punto è a grandi linee la preparazione di un itinerario, giusto per avere un'idea della strada da seguire per arrivare alla destinazione, giusto, no? Poi ci mettiamo la Mary che mentre io guido trova i punti e quindi si incomincia a fare tutte le varie varianti. Diciamo che funziona un po' così, proprio con il classico Google Maps, che facciamo un itinerario e cerchiamo di avvicinarci a grandi linee a quello che troviamo, decidere una strada piuttosto che un'altra. Cercare di non sprecare chilometri più che altro, per non fare un pezzo su, poi volevamo vedere una cosa, tornare indietro, cioè cercare di avere un'idea sul logico andante dei punti da... Poi chiaramente una cosa che a noi piace molto che durante questi viaggi poi te strada facendo incontri persone sia fisicamente ma anche sui social che comunque ti danno delle indicazioni, delle dritte per posti che magari non avevi neanche pensato di andare a vedere,
E noi siamo sempre molto positivi, sì, diciamo, nell'accettare questi consigli e deviamo sempre, cerchiamo di infilarci anche quelle cose lì magari nel però mezzo, sempre andando sempre verso andando su o giù a seconda andare. Di dove è la meta. E quindi anche lì poi ci sono un sacco di cose, perché per esempio, no, come abbiamo fatto il giro della Sardegna, ci sono stati dei punti che ci sono stati detti dopo che noi ci eravamo già passati. Quindi abbiamo fatto in modo di finire il nostro giro e ripassare in quei punti per andarli a vedere. Sì, chiaramente ogni viaggio che si progetta c'è sempre una preparazione anche del mezzo in base a dove si va. Ma partendo dalla preparazione, diciamo, di base di macchina, cioè avere un mezzo sicuro su cui viaggiare e quindi tutto quello che c'è di controlli ordinari e speciali in base a dove si deve andare. Perché anche le piccole cose che a volte sembra che dice vabbè, ma tanto questo possiamo tralasciarlo, no, perché un conto è risolverlo prima di partire, un conto è risolverlo durante il viaggio, quindi si andrebbe poi anche a... Tanto quello capita già da sé, sì. Mentre se là succede sempre qualcosa durante i viaggi, c'è sempre l'intoppo e ti devi sbattere poi a cercare un meccanico, una soluzione. Che è. E non sempre è facile trovare, comunque in base al mezzo che hai, persone competenti del mezzo, e quindi non è semplice. Quindi quello che si può fare prima, facciamolo e prima. Ci si ritrova, diciamo, no? Chi fa prima trova dopo, ma va bene così. Quindi ci sarà da fare anche in questo caso qui un ripristino, diciamo, del mezzo, di controlli, quelli però un po' più ordinari, un po' più non straordinari. Sì, ci sono solo due o tre cose da essere sicuri che siano sistemate, sì, come sì. Lo sterzo che le dà una registrata. Sì, quelle cose che poi magari possono succedere nonostante al momento del controllo possono sembrare perfette, magari strada facendo c'è sempre quell'incognita che ti capita e lì non ci puoi fare niente, cioè, per amor di Dio. E questa è un'altra cosa che dobbiamo affrontare a breve, quindi portare la macchina dal nostro meccanico e far sì che ce la renda perfetta. Dopodiché inizia la preparazione proprio nostra, di organizzazione dei tempi, fare e soprattutto tutto... delle cose da portarsi, perché noi più stiamo in giro e più ci rendiamo conto che, per assurdo, uno dice vado al freddo, mi serve tanta roba per coprirmi. No, non c'è cosa più sbagliata, perché alla fine basta avere due capi che siano belli caldi e poi a rotazione si vanno a lavare, perché fare l'errore di portare tanta roba per poi non usarla, e quindi, per come facciamo noi, dormire in macchina, viene fuori che cioè non c'è più spazio. Ragazzi, lo spazio è quello, non si può scherzare, è tutto troppo, quando porti è tutto troppo. Si è provato a fare i miracoli, però, anche come spazio, però lo spazio è quello lì. Lo spazio è quello, allora voi ora direte, va arrivando al freddo. No, non è detto. L'idea c'era, ma... Come l'idea ci può essere, non si sa. Ci può stare, abbiamo progetti riguardo a quei luoghi freddi, anche un pochino più avanti, quindi affrontare... un viaggio importante ora per poi doverlo ripetere più avanti diventa impegnativo, perché vorrei puntualizzare che comunque noi questi viaggi ce li finanziamo, rispetto a come può pensare tanta gente, no, che dicono loro chiedono, che non si chiede niente, è tutto fatto con le nostre tasche, con le nostre forze, con quello che la nostra facciamo. Volontà, con le nostre rinunce e avanti. Chiudiamo la parentesi. No, lasciamo, perché ci sarebbe da fare video solo su questa gente così che pensa e il resto è un pensiero loro. Comunque, noi a grossi linee la meta forse ci sono ce due estremi in Europa, uno è l'estremo nord e uno è l'estremo sud dell'Europa. Se... e poi c'è tutta l'Europa nel mezzo, però adesso ci sono un po' di valutazioni. Visto che non andiamo su facendo due conti, si potrebbe andare che si vada giù, però... lasciamo un attimino ancora avere idee più chiare, decisioni più concrete che poi ve le diremo, anche perché noi quando poi si dà questa meta, la preparazione che se ne parla, come dicevo prima, è ben accetto se ci sono persone che ci possono dare dei consigli, persone che magari si trovano sul posto o che hanno fatto
lo stesso tipo di viaggio, noi raccogliamo tutte le informazioni possibili per far sì che insomma alla fine le mettiamo insieme, sì, e che ci venga Google fuori Maps un bel viaggio, iniziamo a tracciare i puntini su quello che si potrebbe, sì, e si vorrebbe fare. Poi un'altra cosa che bisogna calcolare è che non si calcola più o meno il tempo che si può stare fuori, che vogliamo stare fuori. Noi calcoliamo sempre non meno di un mese, no, perché sennò non ci riuscirebbe neanche a vedere tante cose. E poi quando lo facciamo cerchiamo sempre un qualcosa di particolare da andare a vedere come meta, come dicevo prima, e poi tutto quello che c'è in mezzo. Che anche a questo giro c'è qualcosa che ci frulla nella testa e i periodi potrebbero essere giusti. Quindi l'unica perché, cosa... Ecco, anche quello, cioè c'è da valutare il periodo per andare in un posto. Perché per esempio se uno vuol vedere l'aurora boreale non può organizzare un viaggio quando è finito il periodo di vedere l'aurora boreale. Se uno vuol vedere, esempio, il sole a mezzanotte, non puoi organizzare un viaggio prima che ci sia il sole. Quindi bisogna mettere insieme tutte queste cose qua per crearsi l'itinerario giusto anche coi tempi per riuscire a portarlo a fine. Sì, 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 sì. Comunque, il fatto è questo qui. Noi siamo quasi organizzati. Poi noi ci garba anche parti un po' così, nel senso, sì, andiamo lì e poi strada facendo vediamo, no? E è quello un po' che stiamo facendo ora. E quando non sappiamo dove andare, noi, esempio, apri, non lo so, Instagram, YouTube o Google, sì, sì, digiti qualcosa a caso, si può dire, e poi da lì sì, inizi a partire a vedere cosa propone quell'argomento che magari in quel momento ti interessa. E quindi ci documentiamo, via, in un modo o in un altro, con i social, con tutto, e guardiamo i posti, guardiamo le cose che presentano, e questo è, lo facciamo. Questo. Quello che possiamo dire è che ormai dobbiamo ancora finire di sistemare un po' di cose qua a casa. Devono arrivarci a livello dei pezzi per la macchina, lavorativo, ci sono un po' di cosine. Quindi la nostra nuova avventura partirà sicuramente anno nuovo, ma proprio i primissimi dell'anno nuovo, e niente. E niente. E continuate a seguirci, perché tanto questa volta non ve lo diciamo dove andremo, però se ci però seguite a grandi linee, indicazione vi si è data. Anzi, facciamo un gioco, proviamo. Scriveteci nei commenti dove pensate che andremo dopo aver visto questo video. E poi ci sarà anche chi dice per me possono andare vaffa, ma va bene. Va bene anche quello. Noi si accetta anche quello, perché abbiamo capito che comunque ci fanno piacere anche quei tipi di commenti lì. Un po' sofferti inizialmente quando li leggi, però poi alla fine dico, vabbè, cosa me ne frega? Non ci vogliono guardare, non che ci non guardino. Ci guardano. Quindi alla fine, se qualcuno ha un'idea, scrivetecela. Magari si può anche sempre cambiare idea noi in base alla destinazione che abbiamo ora nella testa. Chissà. Chissà. Via. Ragazzi, questo è stato un video più che altro per farvi un saluto, perché era tanto che non facevamo video, ma anche perché eravamo proprio fermi. Non è che si può, sì, fare sempre un video a poi casa. È una settimana che vorremmo fare due lavori. È una settimana che piove tutti i giorni, quindi... Sì, comunque, per chi sapeva, le olive le abbiamo finite, il lavoro dell'oliveto è terminato, quindi ora siamo molto più liberi di fare tutte le nostre cose per bene. Ragazzi, per oggi un bacione. E ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.